tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Amber the Gamer e oggi con Ginetta abbiamo deciso di dedicarci un pochino alla costruzione e alla nascita di qualche cucciolotto. Come prima cosa, vi faccio vedere una cosina che abbiamo già costruito fuori registrazione. Non è niente di che, quindi non mi sembrava neanche il caso di registrarla. Ci siamo semplicemente fatti una specie di gigantesco magazzino, fornace, area di lavoro, non lo so, con queste due creaturine, i nostri draghi spinosi che ci fungono da banchi da lavoro, e qua un po' di fornaci con un pochino di contenitori dove mettere materiale vario. Qui ho voluto fare i pilastri in pietra perché mi sembrava che fossero un continuo della canna fumaria della fornace. Mi sembrava esteticamente carino, ma mi rendo conto ora che forse potevo anche evitarmelo. Comunque dai, non è male, non è male, niente di che, ripeto, però svolge la sua funzione. Adesso però vorrei costruire un recinto, una gabbietta per i nostri insettucci. Ci siamo portati dietro anche i ragni, sono qua in mezzo, si sono tutti incasinati perché mi sembra che prima è arrivata tipo una mantide e ci ha attaccato di qua. Si sono un po' tutti incasinati, ma vabbè, non importa. E appunto vorrei fare una casetta per i nostri insetti, tipo qua davanti. Non penso che farò gabbiette o altro per le creature carnivore un pochino più forti, perché preferisco che loro siano libere di difendere la base come meglio credono, senza ostruzioni di sorta. A sto giro non ci siamo preparati proprio un progettino di quelli bellini, nel senso che mi sto ispirando un pochino a un video che ho visto su YouTube, vi lascio come sempre il link in descrizione, e poi non lo so, sto un po' andando a sentimento in realtà. Ok, allora, come prima base, diciamo, abbiamo fatto una semplice 3x4 che adesso andremo a tappezzare di ringhiere e ringhierine. Allora, prima di tutto piazziamo delle fondamenta tutte intorno alla nostra base, perché vorrei poter mettere i pilastri un po' dove cacchio mi pare, e quindi mi serve che Ark me lo conceda. Ok, allora vediamo di mettere anche una prima fila di no, non lo volevo mettere qui. Non lo volevo mettere qui. Sì, ok. Ok, bene. Per ora tutto bene. E adesso vediamo di iniziare a fare un po'. Cos'è? Ho visto roba che si. Ah no, sono le mie bestie. Ok, ho visto roba che si muoveva. No, questi giorni ci sta attaccando un po' di gente nella base. Non ho capito perché. Non ci attaccava mai nessuno. Vabbè. Ok, non sono sicura di volere questo, però per ora lasciamolo così. Ripeto, il progetto che ci siamo fatti con Ginetto non è proprio molto chiaro, no? Però questo è chiaro che tu non devi andare qua così. Ok, e lo vorrei tappezzare però proprio tutto. Cioè vorrei che fosse proprio una gabbia per far svolazzare le nostre falene qua dentro, ma al riparo da cattivoni che se le vogliono pappare. Ok, è fatta, sembra più una gabbia tipo per il castigo, cioè una brutta gabbia dove rinchiudere ste bestie, però non so in che altro modo lasciarle libere di svolazzare. Allora, vorrei adesso cercare di piazzare dei soffitti, ma non so se partire da così in basso, sì, così, ok. E poi per poter far uscire le bestioline quando vogliamo, ci siamo costruiti la botola sul soffitto gigante. Io ora non so bene come piazzarla. Aspetta, non la vedo neanche molto bene, cioè non capisco bene dove la stiamo piazzando. Aspetta, facciamo. Così. No, così sporge fuori. Visione dall'alto forse ci aiuta. Ok. Così mi piace, però la vorrei più di là io. Aspetta, sali un pochino grifo. Scendi un pochino grifo. Ok, forse ci siamo. Forse l'ho piazzata. Penso, spero. Ci piazzo la porta per. Wow, che figa. Wow, che figa. E però. E adesso qua vediamo di coprire tutti i buchi. Ok, perfetto. E ora questa si apre come verso verso l'alto, per di qua. Ok, va bene, non importa. Così possiamo entrare e uscire con le bestioline quando vogliamo. Ok, perfetto. Mi piace questa cosa. Non mi piace che spuntano questi, però. Devo trovare il modo di
Non mi piacciono proprio, sono proprio molto brutti. Fa vedere se li tolgo cosa succede. Ok. Ah, no, non succede niente, va benissimo. Perfetto, perfetto. Ah, ora come ci torno là sopra? Limantria, mi serve una limantria con la sella. Ce la facciamo? Sì che ce la facciamo, guarda come siamo bellini. Apriamo il nostro super portone gigante sul soffitto e ta-ta, planiamo all'interno. Oh, sì, mi piace molto, mi piace moltissimo. Mi rendo però conto che lo spazio per loro per volare qua è veramente poco. Forse avrei dovuto farlo un po' più grande. Però cavolo, più grande no. Cioè, più grande diventa un po' difficile. Però in effetti ne ho 4 e Cribbio. Vabbè, per ora resta piccolina così. Poi semmai in futuro, un giorno forse, amplieremo la struttura. Posso chiuderla da qua sotto ora? No, dannazione. Porca puzzolina. Quindi devo comunque salire, ok. E poi atterriamo. Ok, va bene, dai, non è poi così difficile. Ascolta, ho visto che da questo ingressino qua loro ci passano. Quindi mi sa che qua ce ne lasciamo due ferme, appunto con la sella, in modo che possiamo utilizzarle non so quando, ma se un giorno volessimo prendere e uscire con loro. E di qua gliene faccio un'altra simile con quelle che voglio solo che rimangano a svolazzare, che non utilizzeremo praticamente mai. Ora dovrò passare quelle altre 2-3.000 ore a fare ringhierine, perché non penso di averne assolutamente abbastanza. Stavo dimenticando di mettere le fondamenta anche qua ai lati, perché altrimenti non ci posso mettere le colonne. Dimmi te, bisogna sempre usare questi trucchetti con Ark per fare delle cose normalissime, normalissime. Anche queste le facciamo diventare blocco perché mi piace molto di più. No, non voglio distruggerle, non voglio distruggerle, ok. E ovviamente adesso non mi bastano le ringhierine per finire di chiudere, ovvio, ovvio, va bene. Allora andiamo a fabbricarci le ringhierine, ci rivediamo tra qualche anno. Allora, noi abbiamo passato un paio di giorni a raccogliere e diverse notti a costruire, quindi l'ho fatto tutto fuori registrazione perché tanto non si vedeva né cipa quando costruivamo. Comunque non è che abbiamo fatto niente di che. Abbiamo appunto espanso l'area di gabbia con la griglia, dove poter mettere le nostre falene a svolazzare più o meno. Ripeto, è molto triste come area per svolazzare, ma vabbè, si accontenteranno. Qui abbiamo recintato tutta questa zona e qui dentro io pensavo di mettere a scorrazzare i nostri bellissimi scorpioncelli, che se ne possono andare qua a zonzo all'interno del recinto, oppure se si vogliono riparare da, boh, dalla pioggia, non lo so, se ne possono andare qua sotto insieme alle falene. Per i ragnetti invece stavo pensando una cosa. Allora, da questo lato ho tutto recintato per evitare di cadere di sotto e ovviamente qua non ci possiamo costruire niente perché c'è la nostra botola. Ma da questo lato stavo pensando di costruire una specie di casupola piccolissima, bassissima, da utilizzare come tana per i ragnetti. E poi magari con la mod di Halloween ci metto anche due ragnatele, faccio proprio la loro alcova, il loro nido. Sì, 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 mi piace, mi piace, mi piace. Allora, un po' di pareti noi ce li siamo già fatti. Allora, mi sa che lo facciamo grandicello. Ma più che altro il ragno ci passa per di qua, mi viene il dubbio. Aspetta, prima di costruire puoi dover buttare giù tutto. Ah, non ci muoviamo, siamo troppo pesanti. Dai, ti prego, muoviti. Oh mio Dio, oh mio Dio. No, vabbè, scusa, ma c'ho lo scorpione nascosto nel cespuglio. Ma guardalo, ma che bellino. Ma guarda che bellino. Giocando a nascondino, vabbè. Ok, ci siamo un po' alleggeriti. Perfetto, allora di qua ci passi? Ci sali? Sì, ci sale male, però sale e ci passa. Ok, perfetto. E alta 1 direi che può andare bene. No, vabbè. Magari la facciamo tipo... cioè, alta 1 solo da un lato e da un all'altro lato la faccio un po' più alta, perché altrimenti povere bestie è davvero claustrofobico. Allora tu resta qua Cicci, che ti costruisco casa intorno. Che mi sa che lo facciamo alto 2 per di qua. E poi che scende tipo. Ok, tipo così. Sì, così mi piace, sinceramente non mi dispiace, ma proprio per nulla. Però, aspetta, dobbiamo finire di fare qua così. Ah, qua non volevo chiuderlo, volevo poter passare. Mi devo fare una porta, dannazione, non l'ho fatta.
Tipo soffitta, lo facciamo proprio tipo una piccola piccola soffitta di quelle un po' anguste piene di ragni. Sta venendo fin troppo alta questa casetta in realtà. Non mi aspettavo che venisse così alta. Sì che riusciamo a farci tutto, sì che riusciamo a farci tutto. Ci piazziamo anche la porticina che ci sta, sì? Ok. E ci fa chiudere, sì. Ok, dai, 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 perfetto. Vengono un po' sovrapposti qua i tetti. Vengono un po' male, aspetta, fammi vedere se... No, ok. Non ne posso fare, no. Me li fa sovrapporre molto male. Vabbè, non importa, non importa, ne ci accontentiamo. E la soffitta dovrebbe essere pronta. Mi manca un tetto, cioè, ma che sfiga. Ah, guarda come sono messi male qua, però no, dai. Ma perché me li sta mettendo... No, li devo distruggere tutti. Guarda come me li ha messi male lì. Dannazione. E voilà. Perfetto, qui abbiamo la nostra porticina dalla quale possiamo avere accesso, se vogliamo, alle nostre falene. Questi due li volevo già togliere prima, non ho capito perché non li ho ancora tolti. Stanno a fare una cippa qui. Ok, non è bellissima, ripeto, c'è il tetto storto lì. Non ho capito secondo quale logica, però c'è il tetto storto. Devo aver piazzato male qualcosa e di conseguenza tutto il resto è andato un po' così. Oh, perfetto. Ora ci non dovremo fare altro poi qua che riempire di ragnatele e ci facciamo la tana dei nostri ragnetti. Tizio, ma scusami, voglio vedere se riesce a seguirmi fuori, tipo. Sì, ce la fa, guarda che bellino come esce dalla sua tana. Bellissimo, bellissimo. Torna su, ciccio. Ce la fai? Ce la fai? Vieni, 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 vieni. C'eri quasi. Beh, bravissimo. No, 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 no. Bellissimo, bellissimo. Mi piace troppissimo. Ci mettiamo una ragnatela gigante qua all'ingresso. Sì, 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 sì. Allora, ha una forma assolutamente no sense questa gabbia. Ho preso le misure veramente male. Guarda qua, c'è un pezzo di casetta che spunta così. Assolutamente non voluta questa cosa. Però sai che c'è? Noi ci accontentiamo. Anche le nostre creaturine si accontenteranno. Allora, volevo fare un'ultima cosa, perché voglio che gli scorpioni possano passare di qua, ma le falene no. C'è una dimensione per cui le falene non riescono a passare? Aspetta, vediamo. Mi sa che se metto qualcosa di troppo alto la falena ovviamente ci passa. Però se lo metto troppo basso poi non ci passa lo scorpione. Vediamo, allora iniziamo a piazzare queste così. Ok, se io tolgo la prima crolla tutto, rimangono attaccati? No, rimangono attaccati, ok. Ok, aspetta che faccio la stessa cosa di qua. Ok, togliamo la prima. Ho tolto la seconda, va bene, non importa. Ok. Ok, allora, togliendo due ringhiere tu ci passi? Volendo, sì. No, no, non ci passa. Non ci passa, ok. Ora preghiamo solo che invece ci passi lo scorpione. Scorpione, ci passi? Ovviamente no, ovviamente no, cribbio cacchio. Invece così, tolto anche la terza fila, ci passa tutto ovviamente. E beh. Vabbè, no, no, non lo so a questo punto se le metto a svolazzare le falene, se no mi volano via. Va bene, lo scorpione non ci passa manco così. Ok, allora niente, gli scorpioni se ne saranno a zonzo qua e se vogliono ogni tanto vanno a trovare i ragni là sopra. E noi qua mi sa che chiuderemo. Mi sa che chiuderemo direttamente tutto. Sembra un po' brutto. E invece così ha un po' un pugno in un occhio, un po'. Vabbè, vabbè. C'è un ingresso di qua e poi mi sa che ce ne metto uno anche di qua perché mi sembra brutto solo uno. Ah, potremmo farla in vetro. Oh, sì, 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 però io qua non ho cristalli, ce li ho tutti dall'altra base. Vabbè, vabbè. E piazziamo una porticina anche qui. Perfetto, ora non mi resta che posizionare tutte le creaturine qua dentro la loro gabbietta, dentro la loro stalla.
Ovviamente abbiamo praticamente costruito sempre con la pioggia, perché siamo nel deserto, mi sembra giusto. La cosa che mi interessa di più è vedere le falene che svolazzano libere qua dentro. Di nuovo, dire svolazzare è un parolone troppo grande per le dimensioni di questo posto. Ma ascolta, invece di fare avanti e indietro 30.000 volte, se io ti dico di seguirmi, tu riesci a prendere la mira e a entrare con me nella gabbia? Tizio, mi segui tanto per cominciare, grazie. Oh, bene. Ok, vieni. Vieni, vieni qua. Ok, a terra. A terra qui. Ce la fa... Non è difficile. Vabbè, ho capito, ti vengo a prendere. E ce la fa, brava piccola, brava piccola. Ora mi atterri. Ora mi atterri qua. Ok, c'è troppo casino qua dentro. Troppo casino. Eccoli, e quindi ho tirato giù anche le ringhierine che c'erano qua al centro, perché tanto non servivano a niente, impedivano solamente alle bestiacce di avere un pochino più di spazio. Qua ce n'è una che in teoria dovrebbe muoversi ma è incastrata, e queste due con la sella che ce le teniamo qua sotto pronte a spiccare il volo all'occorrenza. Che cielo nero, mamma mia, si sta avvicinando una tempesta brutta qui. Giusto in tempo, ragazzuoli, vi ho appena messo un tetto sopra la testa, non siete contenti? Allora, le ragnatele penso le metteremo la prossima volta. Ah, adesso non ho voglia di costruire tutta la roba. Guarda come stanno impazzendo, poverine. Non so se è stato un bene abilitargli la passeggiata rinchiuse qua dentro. Forse sclerano un po'. Guardale. Cosa state facendo là dietro? Non voglio neanche guardare. Non voglio guardare. I ragnetti li mettiamo in abilità passeggiata, che se ne vanno un po' in giro con il recinto, dai. Vai, tutti in passeggiata. Tutti in passeggiata. Ah, guarda che bellini che girano tutti in un piccolissimo spazietto ridotto. Sembra che stiano sclerando male. A parte qualcuno che si è rassegnato. C'è tipo il ragnetto lì che poverino si era messo in un angolo sconfortato. Potete anche andare su se volete. Scusate, c'è la casettina su. Stanno sclerando male. Vabbè, non importa. Noi li lasciamo qua sclerare male, perché adesso vorrei fare una cosa molto più interessante. Vorrei mettere in accoppiamento un po' di bestioline, così iniziamo ad avere un po' di cucciolotti belli bellissimi. No? Tipo il cucciolo di loro due. Lo voglio troppo, lo voglio troppo. Poi abbiamo posizionato, non ve l'ho ancora fatto vedere, ma è di nuovo notte per davvero. Vabbè, faccio vedere domani mattina. Ah, finalmente di nuovo mattina. Noi abbiamo alla fine fermato la passeggiata di tutte le bestioline qua, perché non ho capito come mai gli scorpioni riuscivano a uscire. Mi sembra forse salendo uno sopra l'altro, non lo so, però due scorpioni erano riusciti a uscire. Meno male che ce ne siamo accorti in tempo, se ne stavano andando a zonzo per di là. Vabbè, non importa, li abbiamo riposizionati qua dentro. Le bestie là dentro stanno sempre sclerando. Noi abbiamo messo là sopra il grifone, che mi sembrava facesse la sua porca figura. Prima di tutto vorrei far accoppiare quelli che non mi fanno uova, quindi tipo loro in teoria non dovrebbero farmi gli ovetti. Abilita accoppiamento a te. E anche a te, perfetto. Sì, c'è tanto amore nell'aria, ottimo. Poi avremo i nostri due stego, che alla fine non mi ricordo se avevamo preso maschio e femmina. Allora, maschietto, ok, e qua? Questa era femminuccia. Sì, femminuccia, perfetto, perfetto, ci abbiamo azzeccato. Quindi possiamo farci la coppietta, però loro ci fanno l'ovetto, quindi... Loro lo facciamo fare dopo, perché gli ovetti li devo portare nell'altra base dove c'è la nursery. Stessa cosa vale per i nostri Terrorbird, che al momento abbiamo piazzato nelle stalle da questo lato. Che bellini che siete, che bellini. Però vi faccio accoppiare dopo. E dovremo fare la stessa cosa anche per i nostri draghi spinosi, perché anche loro fanno gli ovetti. Quindi niente, ci facciamo al momento solamente il cucciolo di Tila Coleo. Dopodiché ci facciamo tutti gli ovetti.